Ehi là? E nessuno? Sauro? Gaia? No, non c'è nessuno. Oh! Un gioco da tavolo. Ciao e bentornati sul canale The Rolling. Oggi sembro da solo, ma non è così, fidatevi. Nonostante questo, vi portiamo un nuovo video, un tutorial. Di che gioco andiamolo a prendere? Riders of the North Sea, un gioco importato in Italia dalla Genos Game, da 2 a 4 giocatori, dalla durata di 60-80 minuti. Andiamo subito a vedere come si gioca e ci vediamo dopo per i commenti. All'interno della scatola troveremo un regolamento, 71 carte abitanti, 4 carte nave, un sacchetto nero contenente le valchirie, l'oro, il ferro e il bestiame, 12 segnalini punteggio, 16 tessere offerta, 32 monete, 32 provviste, 7 lavoratori neri, 11 lavoratori grigi e 12 lavoratori bianchi e una plancia di gioco. Piazza la plancia di gioco, mescola le 71 carte abitante e posizionale a faccia in giù a fianco alla plancia. Posiziona le 16 tessere offerta e impilale a faccia in giù, poi posiziona le 3 sulla plancia di gioco. In alto a sinistra di ogni spazio razzia troverete il numero di risorse che dovrete posizionare all'interno, estraendole casualmente dal sacchetto nero. Poi posiziona tutti i lavoratori bianchi e grigi sui loro spazi razzia richiesto, l'icona del lavoratore in alto a destra di ciascuno spazio razzia. Poi piazza 3 lavoratori neri sul villaggio, uno nel cancello, uno nella tesoreria e uno nella sala comune. Piazza tutto l'argento e le provviste di fianco alla plancia. Ciascun giocatore riceve 2 argento, un lavoratore nero e una carta nave del colore scelto. Piazza i segnalini punteggio per ciascuno dei colori dei giocatori sullo spazio 0 dei 3 tracciati intorno alla plancia di gioco. Ogni giocatore riceverà 5 carte dalla pila delle carte abitante. Tra queste 5 dovrà tenerne solo 3, le altre 2 verranno scartate. Dopodiché ogni giocatore tirerà i dadi, chi ottiene il risultato più alto inizierà la partita. Il giocatore attivo posiziona nel suo turno il suo abitante su uno spazio libero, eseguendo l'azione del colore corrispondente al proprio abitante di quello spazio, in questo caso ottiene 3 monete. Successivamente lo stesso giocatore dovrà recuperare un abitante, in modo da avere sempre un abitante a disposizione per proseguire il gioco. Una volta ripreso l'abitante, si effettuerà anche la mossa dello spazio da cui è stato prelevato. Vediamo gli effetti di ogni parte del villaggio. La tesoreria ci consente di scartare una carta dalla nostra mano per ottenere 2 monete. La seconda azione che possiamo fare invece è scartare 2 carte dalla nostra mano per ottenere una risorsa oro. Nella sala comune invece abbiamo la possibilità di attivare l'effetto speciale, quindi quello con la carta blu disegnata in basso a destra, senza pagare il costo della carta abitante, per ottenere un bonus da quell'abitante. Successivamente verrà scartato. Nel mulino invece abbiamo la possibilità di accumulare risorse. Ne accumuleremo una con un abitante nero, 2 con un abitante grigio e con l'abitante bianco 2 provviste o un oro. Dall'argentiere con un abitante nero otterremo 3 monete, mentre con un abitante grigio o bianco otterremo 2 monete. Nella caserma avremo la possibilità di reclutare dei membri per la nostra ciurma. Ne selezioneremo uno dalla nostra mano. Pagando il costo espresso in monete in alto a sinistra, potremo posizionarlo al di sotto della nostra nave a faccia in su per attivare l'effetto rappresentato dalla carta nera fino a quando il personaggio rimarrà in vita. L'armeria può essere attivata solo con un abitante grigio o bianco. Qui avremo la possibilità di scartare un ferro per ottenere 2 passi nel tracciato armatura, o scartare 2 monete per ottenere un passo nel tracciato armatura. La casalunga potrà essere attivata solo da un abitante grigio o un abitante bianco. Una volta posizionato il nostro abitante avremo la possibilità di eseguire 2 azioni. La prima, scartare un bestiame per ottenere 2 provviste che verranno aggiunte alla nostra riserva personale. La seconda invece ci darà la possibilità di accedere alle tessere offerte. In questo caso, pagando 2 monete e un ferro alla banca generale, potremo prendere una di queste tessere e posizionarla a faccia in giù sotto alla nostra area di gioco.
Dopo aver reclutato i membri della ciurma e raccolto provviste, possiamo decidere di razziare un insediamento. Posizionando sempre un nostro abitante del colore prescelto, possiamo decidere di svolgere questa mossa, soddisfando però i requisiti di quel luogo. In questo caso vediamo che abbiamo bisogno di 4 provviste, più una ciurma composta da almeno 3 abitanti. Dopo aver pagato quindi le provviste richieste, potremo andare ad affrontare questo insediamento. Lo faremo sommando i valori in alto a sinistra presenti sulle nostre carte ciurma, aggiungendo il valore del numero di dadi raffigurato in quel luogo, più il numero della nostra armatura in basso a sinistra sul tabellone. Una volta ottenuto il risultato, andremo a vedere quale dei due valori abbiamo raggiunto e in base a quello che andremo a soddisfare andremo ad aggiungere punti vittoria nel corrispettivo tracciato. Una volta segnati i punti vittoria, sceglieremo l'insediamento da saccheggiare, prendendo l'abitante posizionato su quel quadrato più tutte le risorse al suo interno. Aggiungeremo tutte le risorse oro, ferro e bestiame alla nostra riserva. Le valchirie invece si comporteranno in modo diverso. Per ogni valchiria presente all'interno del quadrato dovremo sacrificare un membro della nostra ciurma, aggiungendo così un punto per ogni membro della ciurma sacrificato alla track delle valchirie. I modi per innescare fine partita sono 3. Il primo, quando rimane solo una fortezza disponibile. Il secondo, quando tutte le valchirie sono state rimosse dalla plancia. E infine, quando la pila delle tessere offerte è stata svuotata. A fine partita aggiungeremo punti per ogni tessera offerta collezionata, per alcuni membri della ciurma reclutata che forniranno dei punti, e per il numero raggiunto nel tracciato delle valchirie e nel tracciato delle armature. Poi aggiungeremo un punto per ogni oro o ferro che abbiamo nella nostra riserva e un punto ogni 2 bestiame nella nostra riserva. Eccoci di ritorno. Avete visto come si gioca? Allora, che dire? Questo per noi è un gioco molto molto interessante. Noi lo abbiamo intavolato spesso. Riusciamo a farlo forse grazie alla sua caratteristica principale, che riesce a dare quel qualcosa, quella competitività e quella velocità di gioco che porta ad abbassare la durata, che indicativamente è segnata dai 60 agli 80 minuti, anche sotto all'ora. Noi siamo riusciti a fare partite anche rimanendo sotto all'ora di gioco. La meccanica di questo gioco lascia la possibilità al giocatore di scegliere quale strategia percorrere nel modo migliore. Cioè, abbiamo la possibilità di affidarci molto alle tessere offerte, quindi ai doni dati dagli dèi, o la possibilità di focalizzarci sul tracciato delle valchirie, che conferisce abbastanza punti, o darsi totalmente alla guerra per cercare di fare più punti possibili conquistando insediamenti. Chiaramente è la tattica principale, quella che porta più punti, perché è lì che si fonde il gioco. Ma abbiamo notato che anche seguendo tattiche differenti il divario di punti resta sempre abbastanza minimo, quindi si è sempre in partita. Un'altra caratteristica simpatica è la scelta degli abitanti. Diciamo che ok, gli abitanti più potenti, più forti, facilitano la crescita e facilitano la conquista, ma gli abitanti più deboli hanno delle caratteristiche che riescono a far scorrere il gioco velocemente per chi non sta puntando troppo sulla guerra, grazie alle loro abilità. E in più le monete che di default sono in metallo all'interno della scatola, sono veramente una chicca per chi ama le componenti scenografiche. La piccola, proprio l'incertezza, è la scelta dei colori. Ad esempio il ferro e gli abitanti grigi sono dello stesso colore. Sulla plancia a volte si fa fatica a capire qual è l'abitante nero e qual è l'abitante grigio. Queste sono piccole cose che a volte ci hanno dato fastidio, ma nulla di così grave. Per finire quindi, 3 considerazioni. Allora, è un gioco che a me piace tantissimo. Difficilmente dico di no quando mi viene chiesto di intavolarlo, perché lo trovo divertente, bello esteticamente e rigiocabile, nel senso che, come detto prima, ha diverse strategie e dà modo ai giocatori di variare la propria partita. Nonostante sia un gioco con quelle meccaniche e quelle tematiche, ogni partita puoi decidere tu come affrontarla. Detto questo, vi ricordo di farci sapere cosa ne pensate voi, scrivetelo qui sotto nei commenti, mettete un like se il video vi è piaciuto e condividetelo.
Se non siete iscritti, fatelo, potete cliccare sul tastone iscriviti e se lo siete potete attivare le notifiche in modo che sarete sempre aggiornati sui nostri video. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! How far can we get if we sell?